Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Area 56 di Alessandra per Veneto Globe, Radio Conegliano. Oggi siamo in compagnia di un personaggio speciale, eclettico, bizzarro, squisitamente colto e intrigante nel suo lavoro, il dottor Paolo Russo. Attore, autore, regista, docente di teatro. Laureato in storia del teatro terapeutico all'Università Ca' Foscari di Venezia, con una tesi originale e molto importante sul teatro comico-terapia. Ma non solo, è anche ideatore del metodo TAT, Teatro Antitimidezza, un metodo stimato, riconosciuto addirittura dalla scienza medica psicoterapeutica, pure nella sua estensione di psicoscenica ludo-curativa. Dottor Russo, allora, sto ditino nel naso, ci spieghi un po' la relazione che c'è tra ditino nel naso e il TAT, questo gesto insolente. Che attinenza ha con il teatro anti-intimidezza di cui si sente parlare tanto anche sui siti medici? Bene, allora innanzitutto ringrazio per la bella presentazione, che è anche, diciamo, bella e ricca, che riguarda la mia persona. Io semplicemente ho voluto creare un'immagine, anche appunto nei manifesti, dove io ho questo dito nel naso, in una narice, perché è un simbolo, è un'allegoria di quello che in qualche modo è il timido, cioè colui che respira da una sola narice può vivere, no? Ma volendo, diciamo, se vogliamo respirare davvero bene, usi tutte e due le narici, Sì. no? Ecco, allora cosa accade al timido? Accade che può vivere, ma vive un po' a metà. Ecco, il mio motto è il timido vive, ma vive a metà. Quindi come se respirasse a metà. Può vivere, però probabilmente quello non è vivere, ma è sopravvivere. È vero. Ecco. Allora, ecco, questo è il punto. Naturalmente io non sono contrario alla timidezza. Quindi, naturalmente, è necessario per semplificare, a volte creando sigle, no? Oppure motti, è necessario semplificare. Ma quell'anti non significa che io sia contrario alla Un'avversione, timidezza. certo. Ecco, non ho un'avversione, anzi, la timidezza la considero la sensibilità del mondo. Tanto è vero che ne sono dotati i poeti, per esempio. Vogliamo citarne uno a caso, diciamo, Sì, uno uno qualsiasi, a vediamo chi caso, uno a vince. caso, Dante Alighieri. Così fa uno a caso, Dante certo. Alighieri, lei poi è una docente anche di letteratura, quindi sa bene, meglio di me, che esiste un epistolario tra lui e Guido Cavalcanti, nel quale è proprio contenuto questa espressione di Dante Alighieri a Guido. Dice: se non fosse per la nostra timidità. Quindi lui certifica il fatto che erano timidi. E io aggiungo anche, se Leopardino, no? Se Leopardi, e Giacomino avesse, insomma, avuto una Silvia che, no, che se posso dire che ci stava, probabilmente non avrebbe scritto Il sabato del villaggio, l'infinito, a Silvia. Silvia, il passero solitario, no? E Certo, così via. sicuramente Allora, la lui. timidezza motore della sensibilità della poetica del mondo, ma ci può ostacolare, ci può rendere Certo, chiusi sicuramente magari rispetto alla nostra Giacomo avrebbe vissuto una esistenza. vita sicuramente più sentimentalmente forte, ma non avremmo avuto le sue opere. Le sue opere. Beh, ma sbaglio o da quello che ha spiegato appena adesso e anche che ho avuto modo di leggere dai suoi saggi e recensioni, emerge un concetto a cui lei tiene molto, cioè il concetto di unicità. Ah, certo. E anche poi un qualche cosa che mi piace molto, l'apologia, cioè la difesa dell'imperfezione. Intrigante anche questa riflessione che mi richiama addirittura la legge aurea dell'errore di Memoria Galileana. Certo. Allora, l'unicità è diciamo, potremmo dire, è la palissiana, no? Perché ciascuno di noi sa più o meno di essere unico. E, però non è chiaro.
Non è chiaro a tutti, infatti quando si svolge il TAT, cioè il corso, il teatro antitimidezza, nella prima lezione io parlo dell'unicità, cerco di far capire alla persona che mi sta di fronte, che poi diventa tatino e tatina, perché partecipano al TAT. Allora cosa cerco di ricordare con forza? Tu sei unico e insostituibile. E non potrai essere sostituito in nessun modo al mondo. Quindi lo posso dire anche a lei. Lei, cara Paola, è unica al mondo. Non c'è un'altra Paola come lei, pur essendo il nome Paola molto diffuso. Ma questo sembra un dato scontato, non lo è per niente. Perché? Perché ci insegnano l'omologazione. Ci insegnano la sostituzione al lavoro, per esempio. Certo. Adesso col lavoro precario, no? E poi l'altro dato che mi diceva, no? È che l'ecologia, no? Dell'imperfezione. Sì, io faccio fare per esempio la zoppa, faccio fare, perché poi è tutto teatro, no? Quindi faccio fare dei gesti che sono lo zoppo, no? La zoppa. A che cosa serve? Perché faccio fare una camminata zoppa ripetuta, naturalmente comica? Lo faccio fare proprio perché, oltre al concetto di unicità che pare scontato, pare scontato il fatto che noi siamo unici e quindi imperfetti? È l'imperfezione che ci rende unici al mondo, è proprio quello il dato. E invece vorremmo essere tutti quanti, per esempio le donne, adesso c'è un'omologazione di bellezza, per cui sono tutte bionde e somigliano un po' a Marilyn, diciamo, no? Ecco. Scusi, dottore, ma comunque ho cercato di ravvivare questo, ecco, qui, vedi, con uno schizzo proprio. Infatti, l'anomalia fucsia. L'anomalia fucsia qui della dottoressa Paola, che mi permetto di, no? Di evidenziare nei capelli, sembra una cosa da niente, invece è necessaria perché ci rende in qualche modo unica e quindi irripetibile qualcosa che invece non deve tendere all'omologazione. Benissimo. Beh, stiamo parlando di timidezza e ora, a parte il fucsia e il biondo di Marilyn Monroe, io direi che la timidezza è proprio una brutta bestia, una bestia che attacca chiunque, a qualsiasi età, e ci tiene sotto le grinfie e fa male, a volte anche addirittura con violenza. Dottor Russo, può portare la timidezza a disagi, magari anche gravi? E poi qui, nel nostro nord-est, operoso e brillante, è diffusa la timidezza? La timidezza è diffusa e faccio riferimento anche a un sondaggio che fece l'Università di Padova, nella facoltà di psicologia, molto interessante, perché evidenziò una decina di anni fa una percentuale di timidi nel Triveneto molto elevata, quindi si parlava dal 60 fino all'80% sulla popolazione generale, diciamo, quindi un dato molto alto. Ma del resto, no, cominciano col magna e tasi, lavora e tasi, e poi parla ma tasi, no? Quindi alla fine che cosa rimane? Che si tace, no? Si tace. Però chi tace acconsente, ed ecco anche una difficoltà persino ad essere in qualche modo, no, individualmente autonomi, no? E i disagi possono essere gravi, qui naturalmente non c'è il tempo di elencarli, però per esempio si possono verificare situazioni totali di chiusura, per cui il timido dopo il lavoro corre veloce a casa, si chiude la porta dietro di sé, ci dà due o tre mandate, accende la TV e quella è vita? Si chiude in casa. E da lì possono nascere tutta una serie di disagi, anche fisici, come la prassia, no? La prassia, che vuol dire, no, rigidità del corpo, non consente al timido di fare sport che amerebbe fare, oppure di relazionarsi, per esempio il ballo, no? Le donne dicono, quello è un uomo da tappezzeria, intendendo che è fermo, seduto, e quindi anziché non riesce a ballare. Beh, questo mi richiama una cosa, è tutto quanto ciò che dice è molto notevole, ma ora dobbiamo parlare per i nostri ascoltatori, i nostri spettatori, di risultati, giustamente, sì. No? Risultati, certo. Di questo teatro alternativo del TAT. Risultati, ma andando più sul sodo, visto che parlava di discoteca, parlava di tappezzeria, ma è vero quello che si dice in giro? Cioè che si può trovare il moroso, la morosa?
Allora, Beh, può essere interessante a questo punto. è vero, ma io non prendo responsabilità, va bene? Sì, è capitato, capita per la verità, devo essere onesto, nei corsi di teatro, nei corsi di ballo, accade che le persone si incontrino e lì si piacciono, insomma, no? Però nel mio corso, diciamo, di antitimidezza è addirittura commovente vedere due timidi, ma perché ci sono davvero dei timidi veri, ecco. Diciamo, un timido che proprio fa davvero fatica persino a parlare in pubblico. E allora è davvero emozionante vedere come si avvicinino tra di loro e poi si viene a sapere che hanno costituito una coppia. E quando uno mi dice, cara dottoressa, quando uno mi dice, ma tu cosa hai fatto nella tua vita? Mi dicono, no? Io dico Sofia, non perché l'ho fatta io, eh. La bambina Sofia è nata, oggi è una ragazzina, è nata proprio nell'incontro tra due timidi, tra due Bellissima, questa timidini. Sofia è anche Quindi. un nome augurale, Sofia, conoscenza. Splendido. A questo punto, cari amici, direi che sarebbe il caso di scrivere una letterina a Babbo Natale che ci faccia trovare sotto l'albero un tenero, affettuoso, affascinante partner. E per il resto c'è il dottor Paolo Russo. Grazie ancora al dottor Paolo Russo, a voi che ci avete seguito, alla prossima con Area 56 di Alessandra per Veneto Globe Radio Conegliano. Ciao!